Buonasera ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale. Oggi un video che non vi ho mai proposto nel mio canale, infatti sono un po' così, un po' scettica, non so se verrà bene. Se lo state vedendo vuol dire che è venuto bene, perché alla fine ve l'ho montato e ve l'ho proposto sul canale, sempre se sia venuto carino. È un video che ho visto praticamente fare un sacco di ragazze qui su YouTube, ma soprattutto alla mia dolce Carmen, a cui mando un grosso bacio, ciao tesorins. Un video in cui praticamente ci strucchiamo insieme praticamente, quindi il contrario del get ready with me, I'm get ready with me praticamente, cioè ci strucchiamo insieme. Infatti praticamente adesso mi organizzo un attimo, perché comunque non sarà facile farvelo. Mi sono portata tutti i miei prodottini che utilizzo per la skincare. Intanto mi levo questo stupendo anello bellissimo che praticamente mi ha regalato la Patrizia. Vi ho parlato tantissimo di queste creazioni. Oggi indosso anche questi splendidi paladini che praticamente sono una creazione sempre di Patrizia, stupendi, che mi ha regalato da pochissimo. Vi ho parlato di lei in un video, Mami Laka, ve la taggo qui, vi metto il video qui così ve l'andate a vedere. E comunque, se volete informazioni su queste meraviglie qui, basta semplicemente contattarmi, o su Instagram, come anche qui su YouTube, sono come anche su Facebook, sono Kravis Girl, chiedete a me e vi farò sapere. E quindi praticamente adesso proviamo a struccarci insieme. Quindi io adesso mi sistemo i capelli e ci strucchiamo subito insieme. Allora, eccomi qui, mi sono fatta un bel croccone qui sopra, così praticamente non ci sporchiamo troppo. E praticamente mi sono portata i miei dischetti struccanti, perché vi devo dire la verità, di solito quando io mi strucco utilizzo il pannetto, diciamo, struccante di Sephora, però giusto oggi che praticamente ho deciso di farvi il video struccaggio, ce l'ho sporco, cioè ce l'ho in praticamente in lavatrice che si sta lavando, e quindi ho portato con me un po' di prodottini da provare insieme, così vediamo se funzionano. Utilizzerò come specchietto lui lo specchietto di Huda Beauty della Mob Obsession. Devo dire che il mio look è rimasto praticamente perfetto, nonostante siano passati veramente diverse ore. Ho portato i miei dischetti struccanti della marca Inea Beauty, che è la marca appunto di roba di beauty che compro praticamente al Penny Market. Vado a prendere il primo dischetto, nel frattempo poi parliamo un po'. Per struccare gli occhi voglio provare insieme a voi, visto che l'ho comprata oggi, l'olio struccante, diciamo l'olio struccante praticamente waterproof di remover di Sephora. L'ho comprato oggi e l'avete visto sicuramente in un qualche video haul che vi ho già sicuramente proposto da qualche parte. Ah, vedo che qui c'è la linguettina praticamente di sicurezza. Vediamo se con queste unghie che mi ritrovo riesco a levarla. Vado a praticamente metterlo sul dischetto. Ok, vediamo di non fare un casino. Lucia, ce la puoi fare? Vabbè, voi fate finta di niente, fate finta che vada tutto ok, perché comunque lo struccaggio non è una cosa facile. Vado a struccare il primo occhio. Diciamo che praticamente cosa faccio? Lo passo intanto sopra l'occhio e poi vado chiaramente delicatamente a muoverlo per vedere un attimino se funziona. Allora ragazze, diciamo che questo video l'ho visto fare veramente in tantissimi altri canali ed è un video che mi piace molto vedere a me, perché diciamo che la fase struccando secondo me è una fase molto molto relax, molto rilassante. Vi devo dire che già comunque funziona, e posto che comunque spero di riuscire a farvi vedere per il meglio tutto quello che sono i passaggi che portano poi al mio struccaggio, perché io comunque utilizzo diversi prodotti, però vi devo dire che non è male come video, perché comunque in questo modo è molto semplice, diciamo, è molto, cioè è interessante, perché poi alla fine si possono consigliare tantissime cose, tantissimi prodotti. Allora, intanto, come potete vedere, diciamo che ha struccato bene il primo occhio, direi proprio non bene, benissimo, perché ha funzionato bene. Vedete, guardate il dischetto come tutto nero. Ha funzionato abbastanza bene, poi ci andremo a tornare sopra in un secondo momento. Andiamo a prendere a questo punto un altro dischetto e facciamo il secondo occhio. Lo agitiamo, perché essendo un bifasico è importante agitarlo. Chiudiamo il prodotto, se no facciamo un patatracchete. Vado a struccare l'altro occhio, prima lo appoggio un po' in modo che si sciolga un po', ma devo dire che funziona abbastanza bene. Tra l'altro questo struccante di Sephora l'avevo già provato in passato
e mi era molto piaciuto, nel senso che comunque l'avevo trovato molto buono come struccante, tra l'altro è molto delicato perché non mi sta affatto bruciando e come vedete sto andando anche dentro l'occhio. Vedete come mi ha struccato bene gli occhi? Devo dire che non è male questo struccante di Sephora. L'ho comprato oggi, era in offerta a 6,30 euro, credo, anziché 9,90 euro. Mi è piaciuto parecchio. Provo a struccare anche le labbra e funziona. Questa era una tinta di Jeffree Star e ce ne vuole a struccarla. Allora, vi faccio nel frattempo un po' di aggiornamento casa Kravis Girl. Allora, la Susie, che ormai, come sapete tutti, è diventata la protagonista, diciamo, di casa mia, perché ormai praticamente c'è lei, solo lei, è costantemente lei praticamente, sta crescendo come una pazza, nel senso che comunque era uno scricciolino, infatti vi faccio passare qualche foto di lei davvero piccola, adesso praticamente è fatta grandissima. Io l'ho presa che erano praticamente i primi di agosto, era nata il 1° luglio, l'ho presa ai primi di agosto, quindi era ancora piccolissima e praticamente diciamo che piano piano cresce. Dico che è diventata, nel frattempo vado a prendere un altro dischetto, dico che è diventata, diciamo, la protagonista, diciamo, dei miei video, la protagonista, diciamo, del mio canale, perché più che qui su YouTube, perché qui su YouTube non la vedete quasi mai, perché quando registro evito che lei ci sia, lei che gira intorno, però su Instagram, ad esempio, me la faccio vedere sempre. Molte di voi mi scrivono sempre: mamma mia, ormai hai capito che ti ha rubato la scena, ed è vero. Nel frattempo voglio provare con voi questo makeup remover praticamente di Dior, che è un campioncino che mi hanno regalato in una profumeria. Sono curiosissima e da un po' che lo voglio provare. L'odore non sembra nessun odore particolare. Non fa nessun odore. Proviamo ad utilizzarlo su tutto il viso. Lo voglio provare, sono curiosissima per struccare. No, l'odore è buonissimo. Lo voglio provare perché appunto la ragazza mi ha detto: provalo, è delicatissimo, ti piacerà un sacco, proviamo. Quindi vi stavo dicendo che praticamente lei è una pazza, la Susie è troppo dura, cresce a vista d'occhio, ragazze, veramente mi rendo conto che cresce a vista d'occhio, è un vulcano. Tra l'altro, diciamo che stiamo cercando io e Aldo di farle avvicinare sempre di più. Lei è orca, perché sapete che io ho anche un cagnolino. Vi faccio passare chiaramente le immagini di Orca e praticamente stiamo cercando di avvicinarle sempre di più tutte e due, però praticamente Orca è veramente un vulcano, cioè ogni volta che le avviciniamo Orca veramente tenta sempre di sovrastarla e quindi alla fine va a finire sempre che le dobbiamo dividere in qualche modo. Comunque strucca bene, ragazze, non è male, guardate. Ha levato proprio tutto, posto che ora ancora non abbiamo finito. E che vi stavo dicendo che praticamente c'è un vulcano anche lei, quindi cerchiamo di metterle vicine, però considerate che mentre comunque Susie al contrario sta in casa, Orca invece sta fuori, perché comunque l'abbiamo presa proprio nell'ottica, diciamo, di... Ne prendo un altro pochettino, ne passo ancora un altro po', nell'ottica di tenerla come cane da guardia, quindi praticamente non può stare in casa, entra ogni tanto perché la facciamo entrare, la facciamo stare con noi ogni tanto, però non dorme con noi, insomma sta fuori, perché comunque l'idea era quella proprio di tenerla fuori, no? Perché a presidio, diciamo, dell'appartamento, perché noi abbiamo un piccolo giardinetto, ma se mi seguite su Instagram lo sapete, perché io vi faccio spesso le stories lì dal giardinetto e quindi lei sta lì e fa la cagnetta da guardia. Tra l'altro è abbastanza tranquilla come cagnolina, nel senso che è una cagnetta molto tranquilla, quindi comunque non ha baia, cioè non piange perché vuole entrare in casa, assolutamente no, è abituata in tal senso. Quindi stanno crescendo, ragazze. Io il mio grande sogno era di tornare a casa e praticamente prendermi degli animaletti, che non potevo prendermi prima perché chiaramente viaggiavo continuamente. Io odio lasciare comunque gli animali soli, per cui non avrei mai fatto una cosa del genere. Comunque, diciamo che è andata. Ho utilizzato un bel po' di dischetti struccanti, cosa che io di solito non faccio perché vi dico la verità, io di solito utilizzo il pannetto struccante di Sephora. Però è andata e devo dire che il viso è abbastanza pulito.
Ora io una cosa che farò senza farvela vedere perché la faccio di là è passare questo gel purificante di L'Oreal. Io sto utilizzando questo in questo periodo, questo è quello all'argilla, questo è deterge, purifica e riduce l'eccesso di sebo. Vi devo dire che non mi fa impazzire, nel senso che non ho visto un risultato pazzesco sul mio viso, però diciamo che lo sto utilizzando, può essere che col tempo magari migliori, per ora ne ho utilizzato un quarto, si può dire. Vado subito a sciacquarmi di là il viso con questo e poi torno da voi così vi faccio vedere cosa sono le altre creme che utilizzo. Torno da voi. Allora ragazze, eccomi tornata da voi. Ho utilizzato questo, fidatevi sulla parola, ho utilizzato questo gel purificante all'argilla pura di L'Oreal, che io utilizzo sia la mattina che la sera. Ho il fiatone perché sono tornata dal bagno, perché chiaramente l'ho fatto in bagno tutto sto lavoro qua, che io utilizzo la mattina e la sera. Chiaramente la mattina dopo, vabbè, la mattina chiaramente a viso pulito perché di fatto ho solo dormito, la sera dopo aver struccato tutto, quindi utilizzo anche questo. Dopodiché a questo punto vado a mettere quasi sempre il mio Farsali, che praticamente è l'olio, il Rose Gold Elisir, che utilizzo anche prima di truccarmi. Io lo utilizzo spesso anche la sera. Lo agito per bene, non so se si è visto, e praticamente lo vado a mettere, ne vado a mettere due goccine proprio qui e lo vado a massaggiare delicatamente su tutto il mio viso. Lo metto anche sulla fronte. Diciamo che io, ragazze, adoro questo olio Farsali, anzi ora ne approfitto visto che vi sto parlando, vi sto facendo questo video skincare per parlarvene un attimo, perché comunque molte di voi mi hanno chiesto, soprattutto su Instagram, moltissime di voi mi hanno chiesto su Instagram, ci parli un po' di questo olio Farsali, come lo utilizzi. Allora io quando l'ho acquistato volevo utilizzarlo miscelato al fondo, cioè ho pensato all'inizio di utilizzarlo in tal senso, dico lo utilizzo miscelandolo al fondotinta. Però ho notato che miscelato al fondotinta sul mio tipo di pelle non va bene, nel senso che io lo metto anche sulle labbra così magari idrato un po' tutta la zona, non va bene perché notavo che il fondotinta si disgregava, anche se ho visto tantissimi video di tantissime youtuber, beauty guru, insomma, che soprattutto su Instagram lo utilizzano in questo modo, cioè che praticamente lo miscelano al fondo, ma probabilmente ciò dipende dal tipo di pelle che si ha. Io ho una pelle grassa tendente a lucidarsi, soprattutto a tendenza acneica, che tende a lucidarsi soprattutto nella zona T, e quindi non ritengo che non sia il caso di utilizzarlo in quel modo, ma al contrario o lo utilizzo così dopo che mi strucco e su tutto il viso a mo' proprio di siero, anche se ora vado a mettere anche un'altra crema, quindi appena si asciuga metterò un'altra crema, oppure se lo utilizzo quando mi trucco preferisco utilizzarlo in un altro modo, ossia preferisco metterlo sul viso, sempre due gocce, fare magari ridisegnare le sopracciglia e poi mettere il fondo quando si è completamente asciugato. Quindi ora io che ho fatto? Ho aspettato un pochettino così aspetto un po' che l'olio praticamente faccia il suo effetto e passo a un'altra crema. Intanto passo al contorno occhi. Io in questo periodo sto utilizzando questo qui di Alchemilla, Elisir contorno occhi, trattamento borse occhiaie, effetto lifting. Questo praticamente l'ho acquistato in una bioprofumeria e vi devo dire che è con il roll-on, lo utilizza pure mio marito e vi devo dire che io lo adoro, cioè io adoro questo contorno occhi, lo utilizzo tantissimo e a differenza di tutto quello che mi avete detto voi, perché molte ragazze mi hanno scritto dicendomi Madonna, hai sbagliato, perché ti sei comprata sto contorno occhi? A me piace tantissimo, mi rende questa parte qui freschissima, mi distende molto l'occhio, quindi mi piace molto e devo dire che piace molto anche a mio marito e piace molto anche a Susi. Vi faccio passare adesso un filmato perché lo deve sempre buttare per terra ogni volta che lo vede sopra il mio, diciamo, il mio marmo del bagno, perché praticamente lei tende sempre a salire, vedete che bello che è, praticamente me lo butta sempre per terra. Dopo aver fatto questo, sicuramente non so se è la skincare è giusta così, però io ormai la faccio così da tempo, quindi ve la faccio vedere in questo modo. Vado a mettere un po' di crema sul viso e ultimamente sto utilizzando, non è assolutamente male, questa crema, diciamo, di Omia.
Questa è una crema viso ecobiologica idratante ed equilibrante anti-lucidità all'aloe vera che ho comprato con zero parabeni, zero oli minerali, zero siliconi e zero coloranti, che ho comprato praticamente in un tempo fa in un stavo in uno di quei non so se ci avete presente quei posti tipo Brico, insomma, dove vendono tutte cose per il fai da te, insomma, queste cose qua, e accanto, diciamo, allo stand dove c'erano tutte le candele c'era lo stand della Omia. Voi direte: ma cosa c'entra? Non c'entra niente, però c'era sto stand e ho trovato questa crema e l'ho voluta comprare perché ho detto: vabbè, la voglio provare. E vi devo dire che non è affatto male, nel senso che mi trovo bene con questa crema, per cui la sto continuando ad utilizzare. A volte la utilizzo anche la mattina, quando prima di truccarmi, però la sera la sto mettendo sempre e vi devo dire che il viso me lo sento abbastanza disteso. Ho avuto qualche piccola imperfezione da ciclo ultimamente, però veramente poco, e qualche brufoletto, però diciamo che fondamentalmente la mia pelle si sta comportando abbastanza bene. L'unica cosa che non mi piace di questa crema è l'odore. L'odore è veramente drammatico, cioè non mi piace completamente, cioè è un odore che forse solo per l'odore a volte sono stata tentata di non utilizzarla, però vi dico la verità, cioè lo supero, perché poi questo odore poi dopo un po' se ne va via, quindi va bene. Quindi dopo aver fatto tutti questi massaggi al viso, perché a me piace molto coccolare il mio viso la sera, l'ultimo passaggio è il tonico. Voi direte: ma il tonico non si mette dopo tutte queste cose? Ma a me, ragazze, mi piace metterlo per ultimo, quindi per favore non criticatemi, ma vi sto facendo vedere la mia personale skincare. Il tonico Fiori Rari, questo qua, è per pelli da normale a miste, rosa e loto ed equilibrante, che praticamente, nonostante io l'abbia comprato 30 anni fa, ancora è manco a metà. Perché? Voi direte: ma come può essere? Perché io praticamente l'ho depottato all'interno dell'Insta Matte di Essence, perché mi piace spruzzarmelo, vaporizzarmelo, anziché metterlo con il dischetto. Questo è uno dei gesti più belli alla fine della skincare. Mi piace tantissimo. Questo tonico poi fa un odore che è qualcosa di meraviglioso. Nel frattempo vado a posare un po' tutto. Quindi a questo punto non è finita qui, perché io faccio un altro passaggio. L'ultimo passaggio è il burro di cacao, perché a me non deve mai mancare il burro di cacao, perché dopo una giornata che io utilizzo magari dei rossetti o delle tinte labbra, eccetera, mi piace idratare le labbra, a parte che ho già messo il Farsali, però mi piace tantissimo mettere il burro di cacao. E io praticamente vi ho già parlato infinite volte di questo burro di cacao della Penny Market, che mi piace tantissimo. Lo metto su tutte le labbra. È l'ultimo passaggio. Diciamo che oltre a quello utilizzo anche questo burro di cacao. Questo qui è lo Strawberry Kiss della Badefi, che è un burro di cacao che io tengo di solito nel mio comodino, quindi alle mie spalle. Metto anche questo, chi se ne frega. Ah, anche questo è bellissimo. Questo è alla fragola praticamente, mi piace tantissimo. Questa è l'unica scomodità, è che è nel pottino e quindi bisogna metterselo con le dita. E l'ultima cosa che faccio, che in realtà non c'entra niente col viso ma c'entra con le mani, ma nel frattempo così vi concludo il video, è mettere un po' di crema per le mani. Io sto utilizzando ultimamente questa qui, sempre della Badefi. Questa qui è praticamente al sandwich, la fragranza. Alla fine, siccome praticamente ho utilizzato l'acqua e quant'altro, insomma, mi piace anche mettere un po' di crema per le mani, in modo che comunque sono belle, morbide. E io vi dico la verità, la metto anche sui piedi, ma mi limito ora che sono qua davanti a voi alla videocamera, non esageriamo, non vi faccio vedere i miei piedi. E metto anche un po' di crema per le mani, perché così le mani rimangono belle, morbide. E praticamente questa è la mia skincare. Il viso è bello luminoso, vabbè, perdonatemi, non è il massimo perché non sono truccata, però mi piace tantissimo e di solito la sera faccio sempre questo. Chiaramente, diciamo che di solito utilizzo il pannetto struccante di Sephora. Quando è sporco, chiaramente utilizzo un bifasico o comunque uno struccante per tutto il viso. E vedete, il viso è molto ma molto luminoso. E niente, ci siamo fatte un po' di compagnia questi 10 minuti. Vi stavo parlando appunto dei cagnolini, così completo, del cagnolino e del... Vi stavo parlando appunto del cagnolino e del gattino.
Diciamo che loro sono sempre, sono onnipresenti ormai nella mia vita. Io praticamente adesso devo dire che comunque mi sento veramente contenta, sono molto contenta da quando li ho accolti in casa, perché sia per quanto riguarda Susie, che è appunto il gattino, sia per quanto riguarda Orca, sono comunque due bastardini che sono stati praticamente da me accolti in casa e non li ho completamente acquistati, ma al contrario Susie era stata abbandonata con gli altri suoi fratellini e sorelline, anzi una sorellina, nel giardino di un'amica mia, e praticamente io l'ho voluta appunto adottare, mentre Orca è nata praticamente per sbaglio, perché Orca è un mix tra un Malinois, un pastore belga Malinois, e un Pitbull, e praticamente è nata praticamente per caso, perché appunto questi due cani a casa di questo mio amico si sono accoppiati e sono venuti fuori, è venuta fuori questa cucciolata, tra cui c'era anche Orca. E molte di voi mi hanno chiesto: ma perché l'hai chiamata Orca? Non l'ho chiamata Orca, le ho lasciato il nome che praticamente gli aveva dato questo amico mio, perché questo mio amico se lo voleva tenere questo cane, quindi già la chiamava Orca sin dai primi tempi, e quindi non ho voluto forzarla e dargli un altro nome e lasciargli invece quel nome, perché già al comando Orca lei si girava, e quindi io le ho lasciato questo nome, che secondo me invece è molto molto carino, perché comunque alla fine è molto originale. E basta, niente, loro vi salutano anche se non sono qui con me. Io ho finito il video, ci siamo struccati insieme. Mi sono rilassata parecchio, ragazze, con questo video. Spero comunque che vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Magari nel prossimo video, invece di struccarmi, mi trucco. Che dite? Va bene? Ciao, ragazze. Un bacio, stay tuned.